questa è una stupidaggine, inizia con una stupidaggine. Facciamo prima una versione, vi ricordate che un paio di settimane fa ho fatto l'esercizio in cui c'erano due o più blocchi appoggiati uno verso uno contro l'altro e si spingevano, con una, si applicavano forza? Beh, facciamo una variante di questo. Immaginate di avere, prima disegni il pavimento alla sponda perché sa che ho rivolto una molla, quindi questo è il vostro bel pavimento. Cancellino è così pieno di gesso che faccio peggio. Vabbè. Pavimento di nuovo senza attrito, prima o poi parleremo dell'attrito, ma per il momento il pavimento è ben lubrificato, quindi un corpo benché sostenuto dal tavolo per quello che concerne il moto verticale, nel moto orizzontale non interagisce col tavolo, quindi il blocco, una volta che è messo in moto, si è applicata una forza impulsiva per esempio, il corpo continuerà a slittare senza attrito con la stessa velocità, perché non c'è una forza col tavolo. Allora, conficchiamo nel muro una bella molla e immaginiamo che la molla abbia un saldato sulla molla, ci sia un pezzo di materia. Poi appoggio contro questo un blocco, quindi io voglio fare qualcosa simile alla pistola con le freccette, ok? Dove questo rappresenterà la freccetta, e dentro la pistola freccetta sì, c'è una molla, ma c'è anche sto immaginando che il blocco e la freccia non appoggi direttamente sulla molla, ma su qualcosa che è sagomato in modo da poter avere un contatto, diciamo, piatto, bla bla bla. Immaginate semplicemente che su due pezzi, un pezzo qui che in qualche modo è saldato con la molla, questo qua di massa M piccolo, una specie di stantuffo, pistoncino, che spingerà invece il bloccone, e il blocco ha una massa M. Per il momento li disegniamo in dimensioni diverse, poi ci porremo il problema di cosa succede se questo oggetto, benché l'abbia disegnato piccolo, magari è d'oro o di piombo, e quindi e il blocco invece sembra grande, ma magari è di alluminio, e di fatto la massa dello stantuffino è in realtà importante. Proviamo questo problema dopo, affrontiamo l'esercizio in maniera algebrica. La molla sì, è ideale, quindi la forza che la molla applica su qualsiasi corpo materiale che per esempio si comprimete la molla, voi dovete applicare una forza che è proporzionale alla distorsione della molla, e quindi quando togliete la mano la molla esercita una forza che per l'appunto è proporzionale alla sua distorsione, quindi la molla è una molla ideale. Leggeri. Quindi molla ideale. Ok, la molla può esercitare una forza proporzionale all'allungamento. K si chiama costante elastica, sarà un certo numero di newton per metro nel sistema internazionale. Allora immaginate per l'appunto di caricare, quindi questo è x uguale a 0, per il momento la molla non è deformata, e quindi in questa posizione speciale che io chiamo x uguale a 0 siamo in equilibrio. Per equilibrio intendo dire che nel moto orizzontale, ovviamente c'è un equilibrio verticale, il corpo non accelera nella direzione y, ma neanche nella direzione x sta accelerando, in questa speciale posizione, quindi se io la tengo ferma e lascio la presa il corpo non si muove. Se invece io spingo il corpo per esempio a sinistra, comprimendo la molla, quindi ecco il suo... è corretto chiamare questo pezzo, come sto cercando di descriverlo, uno stantuffo? Sì. Va bene, ok. Quindi comprimo a sinistra, quindi ho il mio blocco, che attenzione, questo bloccone è solo appoggiato, solo appoggiato, quindi io comprimo con la mano per a una certa distanza, chiamiamo x0, che in questo caso è negativo, quindi in questo caso x0 è negativo perché sto comprimendo la molla, quindi ricordiamo che positivo vuol dire allungato, negativo che è compresso, e lascio la presa. Allora, attenzione, questo corpo qui è solo appoggiato allo stantuffo, lo stantuffo invece è saldato alla molla. Quindi quando la molla si allungherà,
A un certo momento ci sarà un distacco di questo corpo dallo stantuffo. Io voglio sapere quando avviene e con quale velocità questo corpo volerà via una volta che perde il contatto con lo stantuffo che lo sta, almeno nella prima fase, spingendo. Quindi ci sarà contatto tra questo e questo fin tanto che lo stantuffo sta muovendo verso destra. Nel momento in cui lo stantuffo tornerà indietro, perché lui è saldato la molla, quindi voi caricate la molla, lasciate la presa, lui spinge. Ma nel momento in cui la mia mano, che rappresenta lo stantuffo, finché sta accelerando in quella direzione, finché l'accelerazione è positiva, perché l'accelerazione, ragioniamo così, proviamo a ragionare così. Per il momento, immaginate un esercizio preliminare, voi dovete affrontare questi esercizi con dei trucchi mentali. Immaginate per il momento, la vera domanda è, qual è la vera domanda? Lo ripeto, voglio sapere quando è che si distacca, quando è che questo perde il contatto con lo stantuffo, e perdendo il contatto con lo stantuffo non c'è più la molla che esercita alcuna forza sulla massa, perché la massa non è più in contatto, e quindi la massa avrà una velocità che non cambierà più. E voglio sapere qual è la velocità con cui questa freccetta, questo proiettile, viene scagliata dalla molla. Questa è la domanda. Per arrivarci dobbiamo un po' capire quello che succede. Il modo migliore, secondo me, per un po' pensare cosa succede, è immaginare che questo blocco sia solidale, saldato pure con lo stantuffo. Cioè immaginate cosa succederebbe se la massa complessiva che la molla sta cercando di far accelerare è m più m grande e che rimangono attaccati. Questo è facile, no? Perché se il corpo parte da fermo, allora voi conoscete la moto, che tipo di moto è? Se parte da fermo, è un seno, un coseno o una somma delle due? È un coseno. Prima cosa, è un coseno. Quindi voi scrivete x di t è uguale a x0 coseno di omega 0t. Dove in questo esercizio x0 è negativo, quindi uno comincia a fare il disegno. Quindi questo è il grafico in funzione del tempo, questo è x in funzione del tempo. Il corpo parte da meno x0, quindi x0 in questo esercizio è negativo, perché la molla è compressa, quindi questo è x positivo, questo è x negativo. Ed è un meno coseno, quindi lo disegna. Allora, per disegnare cosa dovete fare? Prima dovete chiarire che questa è l'ampiezza dell'oscillazione, quindi tutto avverrà tra queste due linee. Non in questo esercizio non c'è attrito viscoso con l'aria, non c'è nessuna dissipazione di energia, poi questa espressione, scrivetela giù, non c'è dissipazione di energia, poi questa frase dovremo capirla più avanti, è un'anticipazione. Quindi il moto sarà un moto oscillatorio se questo fosse un corpo unico, se fosse un corpo unico, se m piccolo e m grande fossero saldati assieme, una volta che ho caricato la molla, voi sapete cosa succede? Va boing, 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 boing. Per sempre! E lo sapete scrivere e lo sapete disegnare. Ovviamente il disegno occorre che uno specifichi le tacche temporali, e le tacche temporali sono legate da questo segno, sono caratterizzate da questo segno di qua, perché il periodo è 2π greco diviso omega 0. Ma cosa sarebbe omega 0 in questo caso? Omega 0 quadro, perché a me non piace il simbolo di S quadrata, omega 0 quadro è K diviso la massa attaccata alla molla, che è M più M. Questo sarebbe la pulsazione, la velocità angolare del numero di Eulero del piano complesso, questo sarebbe la pulsazione, è stata la S quadrata, si intende, se la massa M maiuscolo fosse attaccata assieme allo stantuffino di massa M piccolo alla molla, se fosse un corpo unico. E voi sapete disegnarlo. Se questo è il periodo T, allora T mezzi, vedo già che il disegno è distorto perché cerco di fare un disegno recente, ma per farlo devo mettermi a 90 gradi rispetto alla lavagna, errore di parallasse chiamato, ok? Questo è T mezzi, questi quarti, questo è 3 quarti, è un meno coseno, quindi parte da qua giù,
con velocità zero, quindi la retta tangente alla curva negli stati t uguale a zero è zero, quindi è un meno coseno, così, va così, va così, e va così, d'accordo? Questo è quello che succederebbe se questo fosse un corpo unico, ma non è un corpo unico. Quando è che questo si staccherà? Allora, fate il disegno dell'accelerazione, perché il disegno dell'accelerazione è facile, no? Cosa caratterizza l'accelerazione? Se io vi chiedo di disegnare l'accelerazione, cos'è l'accelerazione? È la derivata seconda di quella. E la derivata seconda di quella cosa sarà? L'accelerazione, cosa che dovreste sapere sin da quando abbiamo discusso il moto circolare uniforme, cosa sarà? È meno x omega 0 quadro x, giusto? Verificatelo, no? Se questo è x, calcolate la velocità e quindi l'accelerazione. Sappiamo già da un mese questo, e quindi l'accelerazione è uguale a meno omega 0 quadro x0 coseno di omega 0 t. Quindi a questo punto è facile disegnarlo, perché questo è meno la x, no? È proporzionale a x cambiato di segno. Quindi se x è un meno coseno, allora l'accelerazione è un coseno. Siete d'accordo? Disegnatelo dunque. Quindi questo avrà una diversa ampiezza di oscillazione, certo, perché è un'accelerazione, e l'accelerazione oscilla tra omega 0 quadro x0. E meno ok, disegnate l'accelerazione oscilla con un'ampiezza, e l'ampiezza questo è il disegno, li sovrapponete in modo che usare la stessa base temporale, ok? Permettetemi di, perché siccome mi servirà anche la velocità, ma lo posso disegnare sopra. Stavo per cancellare, spostare questo e mettere velocità in mezzo, disegno sopra. Mi limito a cancellare questo, che magari scrivo qua. Ok. Disegneremo tra un attimo la velocità. Continuiamo a disegnare l'accelerazione prima. Quindi se la x è un meno coseno, l'accelerazione è un più coseno. Ok? L'accelerazione è un più coseno. Siete d'accordo? Va bene? Già che ci siamo, disegniamo la velocità, perché tanto vi servirà. E la velocità cos'è? Quindi se x di t è uguale a x0 coseno di omega 0 t, allora x punto di t, la velocità, è uguale a meno omega 0 x0 seno di omega 0 t, e scriviamo anche l'accelerazione, così sono tutti e tre scritti assieme. Ok? Quindi questo, se x è un coseno, la velocità è un meno seno. Quindi se questo è un meno coseno, allora questo è un più seno, giusto? Perché come vedete io devo disegnare la velocità, e la velocità avrà una sua ampiezza,
Quindi se questo è un meno coseno, questo è un più seno, quindi parte così. D'accordo? E questo oscilla tra omega 0, x0 e meno omega 0, va bene? Vedete che la velocità inizialmente è 0, poi la velocità, che è la pendenza, la pendenza qua in questo istante, la pendenza è positiva, questo è l'istante in cui la velocità è massima, eccetera eccetera, d'accordo? Queste sono cose che dovete sapere già dalle diverse settimane. Allora la domanda è, attenzione, questa sarebbe la situazione se questo fosse solidale, saldato allo statufo, se si muovesse come un corpo unico. Invece questo è solo appoggiato, quindi questo non è vero sempre. Fino a quando questo verrà sospinto dallo statufo? Visto che è solo appoggiato, fino a che istante questo sarà sospinto dallo statufo? Fino a che istante? C'è un istante in cui avviene il distacco. Qual è secondo voi? Guardate il disegno. Allora, di nuovo, dovete pensare cosa sta succedendo. La mia mano, questa qua, è lo statufo, questo è il blocco. Io sto spingendo. Il contatto c'è finché la mia mano, lo statufo, ha un'accelerazione in quella direzione. Finché ha un'accelerazione positiva. Ma appena la mia mano comincia ad avere un'accelerazione negativa, appena la velocità della mia mano sta crescendo, la velocità, accelerazione positiva, ma nel momento in cui la mia mano comincia a rallentare, sempre muovendosi verso destra, quando la mia mano comincia a rallentare, cioè ad avere un'accelerazione negativa, giusto? Diminuzione della velocità vuol dire accelerazione negativa. Quindi finché la mia mano, la velocità della mia mano aumenta, avrò contatto. Ma nel momento in cui la mia mano comincia a rallentare, avrò il distacco. Quindi avrò il distacco quando avrò contatto, giro la frase, avrò contatto finché l'accelerazione è positiva. Guardate il disegno e guardate l'intervallo di tempo. Individuate l'intervallo di tempo, a partire ovviamente dall'istante iniziale, quando lasciate la presa, fino a quando l'accelerazione è positiva. Guardate il grafico dell'accelerazione, che è quella laggiù. Gessi colorati. L'accelerazione è positiva fino a questo istante, cioè in questo intervallo di tempo, facciamo in giallo, questo è l'intervallo di tempo in cui l'accelerazione è positiva. Arrivato a questo istante qua, cioè a un quarto del periodo, l'accelerazione diventa negativa. Cosa vuol dire che l'accelerazione diventa negativa? Vuol dire che la velocità sta diminuendo. Ed è in quell'istante che avviene il distacco. C'è qualcuno che non ha capito questo? Questo blocco verrà sospinto dallo statufo finché lo statufo ha un'accelerazione positiva. Appena lo statufo comincia a rallentare, quindi l'accelerazione è negativa, avrò il distacco. E a quel punto il corpo M grande non è più in contatto con lo statufo, quindi con la molla, e a quel punto il corpo, avendo avuto il distacco, procederà verso destra. Con quale velocità? Guardate il disegno, no? Questo è l'istante del distacco. A qualche velocità avrà nel distacco? Avrà questo valore qui. D'accordo? Poi, una volta che è avvenuto lo distacco, cosa succede allo statufo? Lo statufo viene richiamato indietro dalla molla, perché lo statufo è saldato alla molla, e ovviamente lo statufo continuerà per l'eternità a oscillare avanti e indietro, mentre il corpo M sta viaggiando allegramente verso destra. Quindi voi caricate la molla. Se il corpo M grande fosse attaccato alla molla e lasciaste la presa, e quindi agisse, e questo fosse un corpo unico, l'oggetto farebbe... Ma questo corpo in realtà è solo appoggiato. Quindi quando arriverà a T quarti si staccherà,
quindi fa, poi si stacca e lo stantuffo rimane e fa perché ha una massa piccola rispetto alla massa complessa, ammesso che m piccolo, ammesso che m sia in effetti piccolo rispetto a m grande, lo stantuffo attaccato alla molla fa mentre nel frattempo questa massa sta viaggiando di là, d'accordo? È chiaro cosa sta succedendo? Quindi dovete un po' pensare in anticipo cosa sta succedendo. Io carico la molla, poi il concetto di lavoro e di energia dobbiamo ancora discuterlo, sarà l'argomento cerniera per passare dalla meccanica alla seconda parte del corso dell'elettromagnetismo. Ma potete già immaginare che io faccio un certo sforzo per caricare la molla, quindi anticipo un'espressione, consumo una certa energia per caricare la molla. La molla ha una certa energia finché è carica, è un'energia pronta a scattare, chiameremo energia potenziale. Potenziale a far cosa? Essere convertita in energia di movimento, che è energia cinetica. Quindi la molla è qua piena di energia, pronta a essere convertita in energia di cinetica. Qualcuno tira il grilletto, lascia andare, e cosa succede? Sì, avremo conversione di questa energia che è pronta per essere convertita, avremo la conversione in energia di movimento, avremo due movimenti. Avremo il movimento del proiettile, poi però c'è ancora il movimento dello stantuffo. Quindi non tutta l'energia che era qui, non tutta quella energia che io ho messo, che io ho usato per caricare la molla, è usata per far muovere il proiettile. Una parte è sprecata dal moto residuo dello stantuffo che è rimasto attaccato alla molla. D'accordo? Va bene? Allora, qual è la velocità a cui vola via? Quindi, diciamo, la velocità finale, come lo vogliamo chiamare, è omega 0x, no? Omega 0x0. Cos'è omega 0? Omega 0, l'abbiamo detto, eccolo qui. È radice di k m più m grande e x0 è di quanto avete caricato la molla. Anzi, facciamo una cosa del genere, siccome x0 l'avevo chiamato negativo, è meglio fare una cosa del genere. Chiamiamo x0 meno a, cioè x0 la scrivo come meno a. Cioè A, se volete, è di quanto l'ho spostato. Poi dico che è meno perché è a sinistra. Così A diventa una grandezza positiva. Non voglio avere... Vedete che qua tutto questo cambierebbe. Questo sarebbe A. A. Perché scrivere qua x0, x0 era negativo. No, io voglio qua una grandezza positiva. Quindi se volete il valore assoluto x0, va bene così? Questo è meno A. Quindi questo è l'x0 originale, questo diventa a, quindi vedete che la velocità è questa, d'accordo? È chiaro cosa ho fatto in questa posizione qua? Sto dicendo che la posizione è negativa, ma lo sto esprimendo con un numero a che è positiva, esplicitando il segno meno. Così la velocità finale è questa grandezza qui, va bene? È positiva, cioè a destra, d'accordo? Va bene. Potete immaginare i tipi di esercizi che vi faccio, no? Cioè che velocità avrà se le due masse, la massa del corpo, questo qui e questo, hanno la stessa massa? Qual è la velocità nel caso che questo corpo ha una massa doppia di quello? Qual è la velocità nell'ipotesi che questa è una massa 10 volte quello? Se voi volete fare un'arma, cosa dovete fare? Fare in modo che la massa che viene lasciata indietro, cioè diciamo la massa dello stantuffo, deve essere molto piccola, non vi pare? Pensateci un attimo i tipi di esercizi che si possono fare. Va bene.
Ah, una cosa che avrei potuto fare è questo. Tanto per abituarvi a ragionare un po'. Questo è il corpo M, chiamiamolo questo il corpo 1 e questo il corpo 2, quindi e questa è la massa. Uno ha due equazioni, ha due oggetti, vuole scrivere l'equazione del moto. Quindi, per esempio, la particella 1 cos'ha? M, l'equazione del moto cos'è? MA uguale F, dove F è il moto, è la forza totale. Di nuovo, non sto scrivendo con le frecce perché è chiaro che è un moto rettilineo. Scriverebbe M1 per la accelerazione 1 uguale alla forza che sta agendo sul corpo. Corpo 1, c'ha due forze, una la molla e l'altra è la forza che nasce dal contatto con la corpo 2. Quindi scriverebbe, che so, meno Kx, che è la molla. La forza che il corpo 1 sente per effetto della molla nasce dalla distorsione della molla. Poi c'è la forza che la particella 1 sente per effetto dell'interazione con la 2. Qual è l'equazione del moto del corpo 2? M2A2 uguale a cosa? Il corpo 2 è in interazione esclusivamente col corpo 1, quindi scrive così. D'accordo? Poi però, se questi sono corpi rigidi, se questi sono corpi rigidi, ho disegnato da culo, potete immaginare che il corpo 1 e il corpo 2, almeno finché la 2 è in contatto con la 1, hanno la stessa accelerazione, no? Quindi in realtà c'è un'equazione ausiliaria che la A2 è uguale alla A1. Cioè se la 1 si sposta a destra di un centimetro, la 2 si sposta a destra di un centimetro. Se l'1 si sposta a destra di un centimetro al secondo, il corpo 2 si sposta alla stessa velocità. Se il corpo 1 accelera, il corpo 2 ha la stessa accelerazione, perché sono rigidi, non deformati, no? Ricordate questo modo di ragionare. Quindi in realtà queste due equazioni posso fare meno del pedice, quindi faccio zac, zac, questa è l'equazione ausiliaria. Ho due equazioni in quanti conite? Una. Provate a sommarle assieme. A sinistra hanno la stessa accelerazione. A destra? Questo e questo? Uguali e contrari? Quindi avete che l'accelerazione ed ecco che vedete che se la scrivete così ecco che riconoscete a vista, questa è un'equazione differenziale omogenea, lineare, del secondo ordine e riconoscete a vista questo essere un vettore quadrato. Quindi questo forse avrei dovuto far così, perché nel modo in cui l'ho discusso davo per scontato questo risultato, cioè riconosco che muoveranno come un corpo unico e quindi la massa complessiva è m più m, m1 più m2, quello che avevo chiamato all'inizio era m piccolo più m grande, e a quel punto voi conoscete, questa è l'equazione dell'oscillatore armonico, eccetera, eccetera, eccetera. Però questa equazione è valida se il corpo 1 e il corpo 2 stanno sempre attaccati, ma se il corpo 2 è solo appoggiato, varrà solo finché la situazione è positiva, d'accordo? Quindi questi sono i modi, secondo me, più rigorosi, però uno alla fine, dopo che ha fatto un certo numero di esercizi, forse riesce a fare dei passaggi un po' più svelti, insomma. L'altro possibile esercizio può essere questo. Questo che sto per fare avviene nel piano. Vabbè, lo disegno così, è sul filmato. Immaginate che questo sia il tavolo. Lo disegno, poi lo farò sul tavolo. Questo è un tavolo. Attenzione, silenzio. In cui c'è un bastone appoggiato. E il bastone ha un buco, ecco qua il bastone. Il bastone ha un buco vicino a un'estremità. Voi conficcate attraverso il buco un chiodo.
Immaginate che il tavolo sia liscio, non c'è attrito, quindi aria compressa, lubrificanti. E immaginate che anche questo buco sia lubrificato. No? Ok, quindi il bastone è sul tavolo ed è libero di ruotare così. Va bene? Non c'è la forza peso, è nel piano orizzontale. Va bene? D'accordo? Quindi vista dall'alto questa situazione, qua c'è un chiodo che tiene fermo. Cioè, il bastone è libero di ruotare attorno a questo chiodo, il chiodo lo trattiene, ma non c'è attrito. Quindi una volta che questo viene dato in moto, perché è dato un impulso di che tipo? Un momento torcente impulsivo, tanto il tac! Quindi applicata una forza impulsiva, ma con un braccio di leva, questo ha un momento torcente, che in questo caso, se la forza impulsiva è così, il momento torcente esce dalla lagna, questo accelera gravemente e si metterà a girare. E se non c'è attrito né qui né sul tavolo né nell'aria, quello girerà per sempre, d'accordo? Questa è l'idea. Allora, vista dall'alto, perché è più facile, questo diventa troppo impegnativo, non ho le mie abilità artistiche, non sono così buone. Il bastone inizialmente è fermo e qua viene lanciato da una certa distanza un proiettile di massa M con una certa velocità V0 e state mirando proprio all'estremità inferiore, ok? State mirando al bastone, all'estremità inferiore. Date la lunghezza del bastone, la chiamiamo, siccome questo esercizio uso, stiamo parlando del momento della quantità di moto, che il simbolo in questo corso è L, non chiamo la lunghezza del bastone L, la chiamo R. Ok? La lunghezza del bastone, anzi il disegno di qua, la lunghezza del bastone, la chiamo R. Immaginate che questo proiettile sia di creta, quindi rimanga appiccicato. Oppure, se volete, anche un proiettile, il bastone è di legno e il proiettile si conficca. Cioè voglio che avvenga quello che di fatto è un urto completamente anelastico, cioè voglio che il proiettile rimanga appiccicato al bastone, rimanga appiccicato al bastone. Quindi, avvenuto l'urto, proprio perché il bastone è trattenuto dal chiodo, ci sarà una il bastone in movimento col proiettile conficcato, quindi se è di creta sarà appiccicato, se il proiettile sarà conficcato dentro, ma si muovono dopo un breve movimento relativo, non so, la creta si sta deformando, il proiettile si sta scavando un percorso in legno, a un certo momento finirà questo moto relativo tra il proiettile e il bastone e si muoveranno come un corpo unico. D'accordo? Quindi il fenomeno è complesso, eh? Sparate un proiettile in un pezzo di legno, il fenomeno è complicato, dura, non è istantaneo, impiega tempo il proiettile, certo il tempo è breve per noi esseri umani, ma può essere filmato con cineprese, con molte, come si chiamano, frames, cos'è un frame in italiano? Fotogrammi al secondo e potete vedere come il fenomeno procede in maniera complicata. Però una volta che ha cessato il movimento relativo tra il proiettile e il bastone, vedete che si muovono assieme a una velocità angolare comune. Quindi questo si sta muovendo con una velocità angolare comune. Quindi l'angolo magari lo misuriamo così, l'angolo sta variando nel tempo, e indico la velocità angolare con una omega e voglio conoscerla. Qual è la velocità angolare finale di questo benedetto bastone con il proiettile conficcato dentro, sapendo che inizialmente il bastone era fermo? Allora uno potrebbe dire, beh, è un fenomeno complicato, però prendiamo spirito dagli urti che abbiamo discusso, no? Come cosa si faceva nel caso dell'urto? Avevate, che so, un corpo che poteva slittare senza attrito e avevate un proiettile che arriva con una certa massa, una certa velocità iniziale, questa è una velocità iniziale. Questo corpo inizialmente è fermo, il proiettile poi si conficca dentro e stanno muovendo assieme con la velocità finale. E lo scopo è calcolare la velocità finale, detta analogia. Cioè, questo è un esercizio traslazionale, questo è un esercizio rotazionale. Allora, come faceva una persona qua? Diceva, beh, se considero proiettile e bersaglio come un sistema,
Nell'ipotesi che il sistema è isolato, si conserva la quantità di moto. E quindi cosa vuol dire si osserva la quantità di moto? Vuol dire che se questa è la situazione iniziale, la quantità di moto del sistema iniziale cos'era? È esattamente uguale alla quantità di moto del sistema dopo l'urto e anche durante l'urto. Il urto sarà complicato, no? Fenomeno complesso, il proiettile che si scava il percorso. Ma una cosa è certa, se il sistema è isolato, durante tutto il passaggio del tempo, durante e dopo, la quantità di moto sarà sempre uguale a quello che era all'inizio. Questo era fermo all'inizio, questo invece era movimento, la quantità di moto veniva solo da lui, quindi inizialmente la quantità di moto è mv0. Dopo l'urto si muovono, certo durante è complicato, durante l'urto il proiettile, il bastone e il corpo hanno un moto relativo, hanno cose che si stanno deformando, rompendo, atomi, ossa che si rompono, budella che si spapolano, e il proiettile entra in un corpo, ne succede di cotte e di crude. Io so però che istante per istante la quantità di moto di tutti questi organi interni e dei frammenti di proiettili che hanno un moto relativo tra di loro, se io andassi a calcolare la quantità di moto, sarebbe proprio uguale a quello che è prima. Ma dopo l'urto, quando ormai il proiettile è fermo, è facile calcolare la quantità di moto dopo l'urto, perché è la massa comune, quindi se questa è la massa m piccola e questa è la massa m grande, allora la massa comune è la massa del proiettile più la massa del blocco che vanno alla velocità finale. Questa è la quantità di moto dopo l'urto e questo è proprio uguale. Queste sono cose che abbiamo fatto, quindi lo spirito che voglio far lì è esattamente la stessa cosa, ma non uso qui la legge della conservazione della quantità di moto. Quale legge uso? Quale legge uso? Una domanda. Quale legge uso? Uso la legge della conservazione del momento a quantità di moto, ma attenzione, la legge del momento a quantità di moto, che direbbe che il momento a quantità di moto, che intanto è un vettore come lo era anche questo, ovviamente in questo esercizio non avevamo bisogno delle frecce perché era chiaro qual era la direzione della quantità di moto, era di là, quindi potevamo scrivere la equazione senza le frecce, infatti vedete qua che l'ho scritta senza frecce. Analogamente, questo discorso è simile. Il momento a quantità di moto dopo l'urto del sistema, il sistema sarà bastone più proiettile, attenzione, quindi metto la stessa notazione del sistema, prima sarà uguale, o iniziale, sarà uguale al momento a quantità di moto del sistema dopo l'urto finale, a patto che, cosa? Questo sistema, secondo voi, è isolato? Sì. No! C'è il chiodo! Che cazzo? Ma questa legge si può imporre anche se il sistema non è isolato, se il momento torcente esterno sul sistema è zero. C'è un punto della lavagna che, siccome il momento a quantità di moto per essere calcolato, non dimenticate mai che il momento a quantità di moto per definizione per una particella è un vettore posizione verso la quantità di moto della particella. Cioè avete bisogno di specificare un'origine. Il momento a quantità di moto è rispetto a un punto. Quindi c'è un punto molto speciale dove il momento torcente delle forze esterne è zero in questo esercizio. C'è una forza esterna sul bastone. Qual è? È la forza che sta trattenendo il bastone. È il chiodo che sta esercitando la forza. Ci sarà una forza qua. Ci sarà una forza. La disegno un po' a cazzo, ma una cosa è certa. È qua. È il chiodo che sta trattenendo il bastone. Se non ci fosse il chiodo, il bastone volerebbe via. È il chiodo che trattiene il bastone. E lo trattiene con una forza. D'accordo? Però dov'è quella forza? È qua. Quindi se io scelgo come punto rispetto alla quale misurare L questo punto qua, lo chiamo O, ecco che quella forza ha un momento torcente nullo, perché non ha un braccio di leva. La forza è proprio nell'origine, cioè se io scelgo questo punto sono molto furbo, perché benché la forza ci sia, quindi il sistema non è isolato,
La forza esterna ha un momento torcente nullo. Chiaro? Quindi, rispetto a questo punto qua, posso scrivere questo. Rispetto a quel punto lì, il momento torcente della forza esterna è zero. Quella forza esterna non ha, rispetto a quel punto, momento torcente. Quindi, il momento a qualità di moto del sistema, bastone più proiettile, si conserva. Perché la legge è questa. Ok? Se questo è 0, allora la derivata di L rispetto al tempo è 0, cioè la L è costante. E rispetto a questo punto, il momento torcente della forza esterna è nulla. Quindi questo è valido rispetto a questo punto qua, per essere molto chiaro, qualsiasi altro punto non sarebbe vero. Quindi avendo chiaro questo, forse l'esercizio è chiaro cosa farò. Qualcosa di molto simile a quello che ho fatto nel moto traslazionale. Devo scrivere il momento della quantità di moto. Intanto, guardate, rispetto a questo punto, quando il bastone sta ruotando in senso, voi lo vedete in senso antiorario, qual è la direzione del momento della quantità di moto? Coraggio. La direzione. Signorina. Qual è la direzione del momento della quantità di moto? Qual è la direzione del momento della quantità di moto di questo rispetto all'origine? Coraggio. Prima, facciamo prima. Voglio capire cos'è, voglio sapere se voi siete in grado di dirmi qualcosa su questo. Il momento della quantità di moto del sistema prima dell'urto, iniziale, quant'è? In prima dell'urto il bastone è fermo, quindi il momento della quantità di moto del bastone non c'è. E c'è solo il contributo di questa particella. Qual è la direzione e qual è il modulo della quantità di momento della quantità di moto prima dell'urto? Coraggio. Qualcuno, se no io non vado avanti. Altra che pausa. Qualcuno. Il punto è qua. Cos'è il momento della quantità di moto? Ragazzi, di questa particella, il momento della quantità di moto è uguale a R vettore P. P è di qua. Cos'è R? È il vettore che va da qua a qua. Coraggio. Se no, giovedì io faccio lo scritto. Potrei anche farlo pomeriggio. Mi sono stufato. O date i segni di che state capendo, o io comincio a dare dei voti. Qual è la direzione e qual è il modulo del momento della quantità di moto di questo proiettile prima dell'urto? Il bastone è fermo, quindi non contribuisce al momento della quantità di moto. Qual è la direzione almeno? Uscente! L esce dalla lavagna. E qual è il modulo? Una volta che il bastone sta muovendosi, è uscente il momento della quantità di moto. Quindi il momento della quantità di moto esce dalla lavagna. Quindi non mi serve scrivere con la notazione vettoriale, posso scrivere così, perché mi è chiaro che la direzione di L è perpendicolare alla lavagna. Come qua non avevo bisogno di mettere frecce, perché mi era chiaro che il momento della quantità di moto era di là. Il momento della quantità di moto in questo esercizio esce dalla lavagna, è perpendicolare alla lavagna. Prima dell'urto quant'è? Cazzo! Momento della quantità di moto del sistema prima dell'urto è uguale a, questa è la velocità, se questa è la velocità V0, quindi questa è la velocità che va di là, questo è il corpo AM, cosa sarà? Qual è la quantità di moto? La quantità di moto è MV0, R è tutto questo vettore. Facile, no? Uscente dalla lavagna. Una volta che mi è chiaro che esce dalla lavagna, quindi se io volessi scrivere in maniera vettoriale, scriverei così. Che so, U di Z, se U di Z è la direzione uscente dalla lavagna. Ma è chiaro che è uscente dalla lavagna, è inutile portarmi dietro tutta questa notazione vettoriale. Posso alleggerire la notazione perché mi è chiara la direzione. Quindi, io scriverò il momento della quantità di moto iniziale è mv0r,
dove R è la lunghezza del bastone, no? Sì o no? Quindi questo è iniziale, dopo quant'è? Quindi ormai dopo cosa avete? Avete il proiettile conficcato. Quindi avete due contenuti del momento a qualità remoto. Cos'è? Qualcuno ha un'idea? Se no facciamo una pausa. Tabellina. Moto traslazionale. Moto rotazionale. X, beta. Velocità, ovvero x punto, qua avete zeta punto chiamato anche omega. L'accelerazione x due punti, zeta due punti, chiamato spesso alfa, accelerazione angolare. Qua avete la massa, cosa avete di là? Momento di inerzia. Qua avete la quantità di moto, cosa avete di là? Momento e quantità di moto. Invece di m avete i, invece la velocità, velocità angolare. Qua avete la forza, cosa avete di là? Tau! Che purtroppo bisogna usare qua la notazione a vettoriale, perché tau è un punto vettore. Qua avete l'energia cinetica, un mezzo mv quadro. Cosa sarà di qua secondo voi? Usate l'intelligenza. Io non lo guardo. Un mezzo di omega quadro. Usiamo questa. Qual è il momento a quantità di moto dopo l'urto? Avete la I del bastone con proiettile conficcato. Per la omega finale, lui si sta muovendo con una velocità finale che è quello che stiamo cercando di calcolare. Ma qual è la I? La I del bastone. Notate l'analogia, ragazzi. Questa è la massa che va addosso al proiettile, dopo il che va addosso al bersaglio, il proiettile è conficcato e vanno avanti con la velocità finale comune, che era l'incognita. Qua avete che stanno viaggiando con velocità angolare comune finale. Qua cosa facevate? MV0 uguale a M più M V finale. Quindi qua il momento a quantità di finale è la velocità angolare comune per il momento di inerzia del bastone con il proiettile conficcato. Qua era la massa complessiva, cioè la massa con il proiettile conficcato. Quindi qual è il momento di inerzia del bastone? Il momento di inerzia è rispetto a un asse, quindi dovete ricordare questo esercizio, il moto avviene attorno a quest'asse qui, quest'asse di rotazione. Quindi qual è il momento di inerzia del bastone? Senza il proiettile per il momento. È un terzo la massa del bastone per la sua lunghezza al quadrato, l'abbiamo calcolato. Adesso dovete calcolare il contributo della massa che è qua, del proiettile. Qual è il momento di inerzia di quel proiettile rispetto all'asse di rotazione? È m piccolo r quadro. Quindi questo è il contributo del bastone, questo è il contributo del proiettile. E questi assieme danno danno il momento a quantità di moto del bastone con il proiettile. E questo è per la velocità angolare finale comune. E a questo punto l'esercizio è fatto. Perché devo semplicemente eguagliare questa espressione qui, devo eguagliare questa con questa. Perché le eguaglio? Perché ho scelto
come ho scelto O, questo punto qua, ho scelto come origine, si dice anche polo, punto rispetto al quale misurare i moduli, ho scelto come origine il punto O, dove l'unica forza esterna a tau uguale a zero. Ecco perché sono uguale, non qua, ecco perché pongo questo, ok? E a questo punto posso risolvere per omega f, e facciamo la breve pausa.